Simone, c'è chi ha provato a rendere la partita di domenica scorsa una specie di questione di principio, una specie di vendetta. Ivan è un po' tornato sull'argomento. Tu eri stato forse il primo, no, ad accendere quella miccia lì dicendo che ti eri tolto qualche sassolino l'8 ottobre vincendo la Supercoppa. A che punto siamo in quella discussione? Ma io sinceramente sono anche stanco di parlare di questa vicenda, perché è una partita di campionato, è una partita che sapevamo che sarebbe stata difficile come è stata, e però è stato un buono spunto dove, su cui riflettere e dove cercare di lavorare per migliorarci ed arrivare a livello di Bruges. Tutto quello che viene fuori dal campo sono tutte chiacchiere che secondo me non bisogna ascoltare, più che altro perché dopo si perde il vero focus che deve essere in palestra, e le chiacchiere di corridoio, le varie polemiche che ci sono state prima, dopo la partita, sinceramente sono cose che non mi toccano a me, penso che non tocchino neanche Ivan in questo caso o altri ragazzi della nostra squadra. Ti dicevo Luca Cantagalli poco fa, con una sconfitta che comunque ha avuto un impatto emotivo, diciamo, per voi durante questa settimana. Secondo me ci ha dato consapevolezza di quello che stiamo facendo, perché analizzando la partita ci possiamo recriminare tante cose, quindi possiamo anche dire che la partita potevamo allungarla ancora di un set, arrivare al tie-break e dopo ce la giocavamo lì. Come è stato detto anche da Velasco, forse siamo peccati un po' in difesa, in alcune palle semplici, alcuni pallonetti che sono caduti, però logicamente dopo giochi contro una squadra che ha un giocatore che spacca la partita quando vuole, la battuta e tira quattro sardelle a 130 all'ora, quindi è anche un po' complicato quando è così, però io penso che non ci siamo demoralizzati dopo questa sconfitta, anzi siamo caricati ancora più di voglia, perché sappiamo che non siamo così lontani. Logicamente il campo è quello che parla. In questo momento siamo sotto Perugia e lavoreremo per arrivare a competere con loro. Civitanova non sta giocando benissimo, però in teoria dovrebbe essere la squadra che rende le decisioni più difficili al Mura, no? Dovunque alzi la palla Bruno, dovrebbe esserci un grande giocatore in attacco. Ma io spero che, come ha detto Luca, magari il loro punto debole è la ricezione, ma sappiamo che questi giocatori di queste squadre, compresa la nostra, hanno una qualità tale che ci può essere la giornata che la palla è sempre lì, quindi bisognerà fare delle scelte, bisognerà dividere la rete in vari settori e trovare il guizzo giusto nel momento giusto magari, però confidiamo che abbiamo un organico molto competitivo, quindi sappiamo che possiamo mettere in difficoltà anche lui. Io ti faccio una domanda di colore. Qua non ne possiamo più di giocare contro la Lupe, credo che molti tuoi compagni di squadra non ne possono più, gli anni precedenti. Tu vieni da una stagione in cui Perugia ha giocato tante partite importanti contro la Lupe, c'è sempre questa squadra sull'incrocio praticamente. Ma io penso che la Lupe è una delle squadre che negli ultimi anni ha allestito e ha giocato la miglior pallavolo in Italia, una delle squadre, quindi male che se vuoi arrivare in fondo prima o poi con la Lupe ci devi giocare, non è una scusa o cosa del genere, ma io penso che la Lupe o la becchi in semifinale o la becchi in finale, comunque prima o poi la becchi da incontri, quindi fisicamente in questo campionato è un campionato molto tosto dove tutte le squadre sono di altissimo livello, però penso che Lupe, Perugia, Trento sono prima o poi bisognerà incontrarmi tutto. Altro? Posto? Sì.